dello stesso colore del partito di cui Ratto è anche espressione l'assessore delle politiche sociali, sicuramente avvantaggia e porta dei vantaggi aggiuntivi a quello che è il cittadino, il popolo del comune che viene ad essere amministrato. Quindi questa è una cosa che deve essere percepita, il fatto di poter disporre, poter avere la fortuna di avere un collegamento diretto tra amministrazione comunale e amministrazione regionale non è una cosa che è così detta tanto per cercare di prendere in giro qualcuno, ma è un vantaggio reale, è un vantaggio reale per l'amministrazione, perché può sicuramente disporre di un canale privilegiato nei confronti dei vari assessorati per preferire dei finanziamenti, e questo si trasforma in un vantaggio per tutti quanti, voi, per tutti quanti le persone che vivono nel comune. E questa è una cosa di cui bisogna tenere conto soprattutto quando da parte della Regione Calabria si ha una particolare attenzione a quello che è questo comune, in quanto uno degli esponenti dell'amministrazione sarà anche un consigliere regionale. Oggi noi stiamo cercando di sfruttare al massimo quelle che sono le risorse nel sociale. Oggi per esempio una delle delibere che abbiamo approvato in giunta è una delibera che approva un accordo, una convenzione con il Ministero per utilizzare dei fondi di un bando che abbiamo vinto, anche perché come Regione Calabria fortunatamente stiamo partecipando ai bandi del Ministero, sostanzialmente perché il Ministero ormai non ha più i fondi per tutte le regioni, e allora fa dei bandi, poi le regioni devono partecipare, allora le regioni che presentano i progetti migliori devono essere finanziate e agevolate. Noi fortunatamente nel campo del sociale stiamo vincendo tutto. Oggi abbiamo firmato una convenzione di 3 milioni e mezzo che siamo riusciti a vincere per la SLA e per tutte le altre malattie neurovegetative, come dicevi dicendo, che permette anche di fare alcuni interventi di concerto con i comuni destinati alle persone non autosufficienti. Io ho sentito prima l'intervento del candidato che appartiene alla fascia dei non autosufficienti, per cui ecco, ritengo di poter dire queste cose, ritengo che la cosa possa interessare. Con questa delibera abbiamo la possibilità di poter incrementare soprattutto un'assistenza domiciliare, no? Nei confronti delle persone non autosufficienti, che oggi in Calabria è molto carente. Esiste una tipologia di progettazione, si chiama Abitare in Autonomia, è stata fatta a livello sperimentale in alcune zone della Calabria, e con questa delibera, l'aver avuto la possibilità di poter recuperare queste risorse da parte del governo ci permette di estendere questi progetti. È chiaro che il tutto però deve passare tra i comuni, ed ecco che io ritorno alla necessità di avere un collegamento diretto con il comune di Cassano. Collegamento diretto si ha quando c'è anche una certa identità di vedute, no? Una certa corrispondenza di valori tra la Regione Calabria, l'assessore e il sindaco, perché questo sicuramente avvantaggia, perché anche noi dovremo fare dei bandi, anche noi dovremo fare delle selezioni, perché chiaramente tutti i soldi sul sociale non bastano per tutti i comuni calabresi, quindi dovremmo andare a selezionare alcuni comuni, e chiaramente non dico che faremo delle illegittimità, ma comunque un occhio di riguardo nei limiti di quello che è la correttezza istituzionale per il comune di Cassano ci sarà, se ci sarà anche una possibilità di poter colloquiare in maniera più diretta, se non altro per spiegare i bandi, per poter
spiegare come presentare meglio la documentazione, quindi sempre nel limite della correttezza istituzionale, però ecco, anche questa è una cosa che ritengo che chi partecipa al voto deve tenere in considerazione. Un'altra cosa importante che può essere fatta e che deve essere fatta dai comuni, quello di utilizzare tutte quelle che sono le situazioni di precariato istituzionale, io chiamo, no? che ormai interessano decine di migliaia di persone in Calabria, e quello cioè la parte della possibilità di sfruttare, la possibilità che deve essere data ai comuni di utilizzare tutti i soggetti come ammortizzatori in deroga o tutti gli altri soggetti che probabilmente, secondo le direttive che il governo sta approvando con il nuovo piano del lavoro, saranno destinati ad essere tolti, parliamo così, da quello che è il bacino della personale, delle persone disoccupate, e destinate, no, attraverso alcune forme di finanziamento o di sostegno ad dei lavori presso il comune, presso aziende o presso istituzioni che sia una ripetizione, anche se in maniera completamente diversa, ma virtualmente diversa da quello che è un lavoratore socialmente utile. Ma questo deve essere anche fatto quando c'è un filo diretto tra, può essere fatto meglio nell'interesse dei lavoratori, dei precari, dei disoccupati del comune, quando c'è un filo diretto tra amministrazione comunale e regione Calabria. E queste sono tutte delle cose che devono far pensare ai cittadini quando esprimono il loro voto. Perché qui noi ci troviamo a Cassano con un doppio vantaggio da parte del candidato Mimolioni. Uno, di essere espressione di un'amministrazione che ha ben governato, e ve lo dice chi anche dall'esterno sente quello che sono i giudizi che persone terze possono dare dell'amministrazione di Gianluca nel comune di Cassano. Quindi la continuazione di una buona amministrazione è sicuramente un vantaggio per un candidato a sindaco. E poi la possibilità di poter utilizzare questi canali preferenziali di rapporti con la regione, che indubbiamente avvantaggeranno e potranno ancora migliorare quello che è l'efficienza amministrativa. E questo dovrebbe portare, e sicuramente porterà, ad un consenso generalizzato, sicuramente, che porterà alla vittoria per le liste che appoggiano il candidato Lione, cui io, chiudendo il mio intervento, faccio tanti tanti auguri, perché li faccio a lui, ma sono sicuro che facendoli a lui li faccio a tutta la popolazione, a tutta la gente di Cassano, perché sicuramente con una vittoria e un'affermazione del candidato Lione sarà un'affermazione e una vittoria di tutta la gente di Cassano. Grazie.